Benvenuti a questa prima puntata del 2017, inauguriamo l'anno caro Faltoni con eh, insomma, un ospite molto amato dagli aretini perché parliamo di giostra e quando parliamo di giostra insomma, Enrico Vedovini è sicuramente un pilastro di questa manifestazione. Siamo ospiti del Sottopiazza, questo bar che si trova proprio in Piazza San Francesco, no? Sempre in Piazza San Francesco. È un, un posto molto caratteristico. Direi forse qui si vede la storia della piazza, perché penso che questo soffitto la dimostra fine. tutto il tempo eh, che ha questo luogo eh, e la destinazione, che sicuramente non era quella attuale, ma eh, c'è da immaginare. Quindi poteva essere il granaio o la cantina del palazzo, e quindi oggi invece è un locale di svago. Quindi, noi siamo qui per. Eh, fare questa chiacchierata con il nostro Enrico che è direi come detto un'istituzione del mondo della giostra ma del mondo dell'equitazione quindi io lo conosco da, eh, da bambino che faceva salto ostacoli e quindi sempre una grande passione una grande quindi direi una vita in mezzo a cavalli e oggi un, uno dei giostratori più importante più di, di successo che la nostra manifestazione conosca o no allora, intanto ringraziamo appunto il sottopiazza e Francesco che ci sta portando dei coloratissimi cocktail. Perché è vero che siamo in inverno, ma insomma, è, è bene dare, eccolo qua, grazie, anche Prego. ovviamente, della, della bisogna ospitalità. bere poi. Bisogna be bere, insomma, <ride> no, <ride> non c'è mica da affogare qualche dolore. No, okay. bisogna brindare al nuovo anno, anzi, io lo farei proprio in diretta, facendo gli auguri a tutti gli aretini. Allora Enrico, che, che 2017 ci dobbiamo aspettare. Non dico per la giostra, ma insomma, intanto tu che cosa butti del 2016 e che cosa ti aspetti per quest'anno nuovo? Innanzitutto buonasera e <coughs> grazie della presentazione Davide. E niente, del 2016 mi porto dietro per quanto riguarda l'anno giostresco, delle grosse. Delusioni, però diciamo che è stata un'annata molto faticosa perché abbiamo fatto tre giostre quest'anno e, <coughs> e l'impegno al mondo d'oggi, quando uno corre la giostra, è veramente intenso. Avendo tre edizioni, una ravvicinata all'altra, sicuramente è stato un lavoro <coughs> molto gravoso. E comunque sia, insomma, è vero che non abbiamo vinto a Sant'Andrea, però abbiamo fatto comunque sia delle belle giostre. Siamo usciti all'ultima giostra in settembre. Ho rifatto 5, questa è una conferma che a me mi fa sempre piacere perché quando ti impegni tanto e lavori per, per quel punteggio lì, quando lo riesci a marcare, è sempre una grande emozione. E per, il 2000, per il 2017 mi auguro un ambiente tranquillo nel mio quartiere, ultimamente c'è stato un po' delle, dei cambiamenti. <coughs> e spero che questi cambiamenti portino a un'armonia interiore dentro al nostro ambiente che sicuramente quello sarà la spinta per poterci fare quel salto che ci aspettiamo. Allora io assaggio il cocktail, intanto tu puoi fare la, la prossima domanda, sì, Davide. No, hai detto Enrico di questi cambiamenti, uno sicuramente è, è non so come definirlo, se allontanamento o perdita di Angelo Checacci, che insomma credo... Abbia avuto un ruolo fondamentale nella tua. in tutta questa parte della tua vita, perché insomma penso che si possa disgiungere la tua vita dei cavalli col resto no? della tua vita, anche se hai ti... una famiglia, se hai il lavoro, ma insomma. Il tempo che hai dedicato a questa passione è sempre stato tantissimo. Te Davide sai, conoscendomi fin da quando ero bambino, te, te sai il ruolo che occupa nella mia vita Angelo. Angelo è entrato, sono entrato forse prima io come riserva dietro Martino Gianni all'interno del quartiere, lui subito dopo. E anche prima quando facevo salto ostacoli lui era una figura che dove ero io era lui, dove era lui ero io insomma eravamo sempre insieme sì, il quartiere ha fatto questa scelta e ha messo Emanuele Formelli come allenatore e di cui conosco anche, quello, anche lui lo conosco da quando ero bambino insomma si faceva concorsi insieme e di portare, hanno cercato di portare tanto entusiasmo dietro questa cosa e vediamo un po' quello che verrà fuori certo per me personalmente la perdita di Angelo Perdita all'inverno di quartiere è, una cosa, è stata un po' difficile da digerire perché proprio per il rapporto che mi lega a lui, però insomma, la vita nostra va al di là del quartiere, va al di là della giostra del Saracino, la nostra amicizia è fraterna siccome non finirà sicuramente anche se lui ha finito questo rapporto all'interno del quartiere. Allora, quando si parla di, di, di giostra, che è vero è una diciamo, rievocazione storica, folklore, insomma, gli abbiamo diciamo, affibbiato tanti aggettivi, tanti appetiti, però, eh, insomma, si va a toccare veramente il cuore degli Aretini. In questo 2016, in particolare per il quartiere di Porta Santo Spirito, insomma, c'è stato un evento molto, molto particolare legato ai cavalli. E lì, secondo me, forse più che in altri frangenti, ecco, si è capito. Eh, Secondo me anche, se vogliamo, insomma, il rispetto che si deve all'animale, no? visto che Davide diceva che insomma, tu giustamente, non solo da giostratore, ma da amante dei cavalli, ecco, immagino che eh, vivere una vicenda di quel tipo insomma, ti possa far capire quanto l'animale in questa anche specifica rievocazione storica abbia la sua diciamo, importanza e la, la debba avere forse sempre di più. Certo, oggi siamo arrivati a correre la giostra. E... <coughs> L'allenamento viene tutto l'anno e il cavallo rappresenta un ruolo fondamentale per noi rostratori. Ti succede una cosa all'interno di una scuderia in quella maniera, di quella gravità lì, che tutti noi sappiamo che siamo in quel mondo, in questo mondo, è un problema serio perché la USL ti mette in quarantena la scuderia, te non puoi utilizzare i tuoi cavalli. E la giostra, come ho detto prima, è, i cavalli fanno una grande differenza e trovare un cavallo che può sostituire il tuo cavallo titolare o anche il tuo cavallo di riserva a ridosso della manifestazione in quella maniera è molto difficile. Quello che ha fatto Santo Spirito quest'anno è stato un, impegno, un doppio impegno perché ha portato avanti due scuderie, ha portato avanti il doppio dei cavalli perché non poteva neanche tralasciare i cavalli che erano in quarantena, che erano stati fermati. E sono riusciti alla grande, hanno fatto un'impresa perché io, che sono nel mondo, in questo mondo, riesco ancora di più a capire l'impresa che hanno fatto. E vanno, va tutta la mia riconoscenza e i miei complimenti. Ok, insomma, i quartieri in questa città si sa, sono un, come dire, un bel ambiente di, di fermento di tante cose, non è soltanto la giostra, secondo me, però. Mi viene da dire potremmo fare di meglio, Enrico, perché? perché è vero che si parla di Giostra, noi forse molto meno come emittente, ma che purtroppo si parla di Giostra soltanto vicino alla manifestazione. Ma dentro ai quartieri, come si vive questo, cioè, insomma, tutto l'altro periodo dell'anno che non è a ridosso della manifestazione? È vissuto dai, dai, dagli Aritini o no? Ma Per le persone che sono veramente attaccate al quartiere la vivono tutto l'anno però anche secondo me possiamo fare molto di più eh? magari anche con manifestazioni correlate alla giostra del Saracino e bisogna lavorare secondo me tantissimo sui giovani, sui bambini, sui ragazzi deve essere un centro di aggregazione il quartiere allora in quel modo forse si riuscirebbe a far vivere la giostra veramente tutto l'anno e non solamente a quella cerchia di persone che è troppo ristretta il Saracino deve allargare le sue, le sue persone, deve, allargare, deve aprire le porte dei quartieri, tutti i quartieri hanno i musei, io per esempio ora sotto Natale avevo dei turisti da fuori, degli amici, li ho portati a vedere il museo, e abbiamo fatto anche una scena all'interno del quartiere, Mi mia figlia fa scherma, siccome c'era il salone pieno di gente, li ho portati a vedere il museo, anche gente di Arezzo non aveva visto il museo del Sant'Andrea. Ma come ce l'ha Sant'Andrea ce l'hanno anche tutti gli altri, insomma, quella è una cosa che secondo me dovrebbe essere più pubblicizzata, perché c'è stato un investimento di risorse del quartiere, un investimento di soldi, di persone, di impegno, anche le scuole secondo me tutte dovrebbero visitare queste, queste sedi. Anche la storia che hanno una lancia d'oro, perché ogni lancia d'oro è dedicata a un personaggio della storia, siccome cioè, delle cose pot da poter fare ce ne sono tante. Certamente l'istituzione sta cercando di lavorare, però non è, non è facile, non è una cosa che si fa dall'oggi al domani. Insomma. Anche perché c'è un consiglio direttivo, eh, quindi insomma, sono cinque teste tra che vanno messe d'accordo e quindi non è eh, semplice, però l'invito era proprio quello appunto a. Come dire, essere vicini a questa manifestazione non solo due volte l'anno o tre, come è capitato nell'anno straordinario del 2016, ma tutto l'anno. Perché può essere l'occasione proprio per eh, portare avanti anche le nostre tradizioni, insomma, aretine, perché poi lì c'è tanta storia da, da raccontare. Sì, credo che lui, lui Martino e, e Angelo Checcaci molti anni fa. Sono stati i primi che hanno portato nel mondo della giostra l'esperienza dell'equità delle del salto ad ostacoli. Credo siete stati la prima, il primo quartiere che ave, ha creato una vera e propria scuderia. Come scuola di formazione, e poi tutti gli altri hanno seguito un po' perché eh, loro venivano, lui soprattutto, venendo dal mondo del salto ad ostacoli, avevano un esperienza, una preparazione che forse negli altri, negli altri quartieri non c'era. E questo sicuramente è uno degli aspetti positivi che noi abbiamo sottolineato più volte: che oggi questi quartieri investono molto nei cavalli, nella scuderia e nella scuola. Magari questo potrebbe essere anche un, uno dei modi, queste, queste organizzazioni, aprirle magari anche a altri giovani che vogliono imparare, che potrebbe diventare eh, quindi anche la preparazione del, del Saracino, un momento per fare equitazione, per fare altre, anche altri tipi di manifestazioni, non ci dimentichiamo che il Saracino nasce come rievocazione di queste manifestazioni che venivano fatte nel, nel tardo Medioevo, e che erano queste famiglie che poi avevano loro, la loro scoderia, questi cavalieri che si affrontavano l'uno con l'altro, e, e quindi potrebbe essere che uno dei modi anche per ampliare la partecipazione, è proprio utilizzare questa parte, quindi avvicinarsi. Alla, alla scuola, alla scuderia, poi dicelo te, insomma, eh. cosa ne pensi? Per... Oggi, oggi è molto più facile per un giovane entrare nel mondo della giostra o diventare, aspirare a diventare un giostratore. Una volta anche quando ho iniziato io avevamo i cavalli di proprietà avevamo le scuderie di proprietà e era, avevamo meno gente che ci aiutava e era tutto molto più difficile, tutto più fatto all'acqua di rosa come si dice oggi, tutti i quartieri hanno una sua scuderia, una sua organizzazione, un giovane che entra fa parte di una scuderia, ha tutti i crismi per poter diventare, è seguito dalla parte tecnica, è seguito per quanto riguarda la gestione dei cavalli, da un'organizzazione dietro. Questo, <coughs> È uno dei motivi per cui la giostra, per quanto riguarda i punteggi, questa cosa qui è cresciuta molto. Ora lui ha detto: Io sono stato uno dei primi, sì, sono stato uno dei primi magari a venire dal mondo del salto ostacoli a mettere la mia esperienza, cioè mi ha aiutato tanto l'esperienza del salto ostacoli anche su questa disciplina. E mi aiuta tuttora <coughs> e ho visto anche che le persone, i giostratori che sono emersi, sono tutti giostratori che non hanno fatto solamente la giostra del saracino, hanno avuto. L'esperienza anche con altre discipline hanno riportato eh, le tecniche che sapevano, magari in, mm, facendo salto ostacoli, chi faceva dressage, chi faceva queste cose, nel mondo della giostra e stanno ottenendo risultati. Allora, credo che ci dobbiamo fermare un momentino per la pubblicità, così beviamo questo cocktail offerto dal sottopiazza che ci ospita per questa puntata del 2017, Piazza San Francesco ovviamente, e poi ci ritroviamo qua insieme ad Enrico Vedovini e Davide Faltoni. Eccoci nella seconda parte del nostro A tu per tu con Enrico Vedovini, sempre ospiti del sottopiazza. Avete appena visto questo soffitto molto particolare, ci sono delle volte, insomma, siamo proprio sotto fisicamente Piazza San Francesco, eh, dei locali molto suggestivi. Poi magari alla fine Francesco che ci ha offerto questo cocktail ci spiegherà un po' meglio anche una piccola, un piccola storia di questi locali. Allora, Enrico, ma Qua quando non fai. magari ci torneremo la notte perché questo è il locale che vive la notte. Ma la notte, notte ci torni noi... lei, scusi ci... Oi, Greta, te, Greta, ormai sei un po' anziana, beh, non, puoi, beh, no, non cioè, ti è permesso uscire ha la bene sera bene, troppo tardi? Non è mangiare il panettone? È sempre come Sciugeremo dire. Noi, Pensavo via. che ti addolcisse il panettone, il torrone, che ne so, un po' di dolci natalizi? No, niente, no. non c'è niente da fare, è sempre il solito. Allora, allora, Enrico, quando non fai il giostratore, che fai nella vita? Ma nella vita ho un'azienda di famiglia tramandata dal padre, e un'azienda d'argento e niente, ho sempre portato avanti sempre le due cose il mondo dei cavalli è un mondo che non finisce mai, cioè non è una moto che la metti là eh, il cavallo ti occupa, ti occupa sempre, la mattina fin da dare da mangiare, il giorno lavorarli la sera riandare a da mangiare, è molto impegnativo, è impegnativo, sì sì è una passione questa per i cavalli che sei riuscita a tramandare o che è rimasta la tua? Diciamo. No, no, in casa ho tre bambini io e i più piccoli, più piccoli due montano a cavallo costantemente, sì, sì. un massimo e una femmina. Sì, sì. Okay. E nel periodo estivo specialmente quando monto anch'io più spesso loro sono sempre con me. L'equitazione è comunque uno io non lo so se è uno sport per tutti, ma non, non credo, non lo so, non so ora se. No, non, io non, non me ne intendo per, perché. Non, no, però non, non credo non che sia uno tutti, sport che possono no. fare tutti. Quindi è un bel privilegio avere comunque un papà che, eh, <ride> che sì, ti porta no. in questo mondo. Ma in c'è la reazione opposta: che i figli non ne vogliono sapere nulla ah. quando i genitori ah. hanno i cavalli e che li spingono i figli e la volta che i figli lo rifiutano. Quindi, già se lui riesce avere la fortuna che montano a cavallo, ecco ma i cavalli a casa ce l'hai sempre o li tieni sì, tu? Sì, io ho i cavalli a casa e durante il periodo estivo spesso uno lo porto giù alle scuderie del quartiere e mi rimane più facile insomma allenarmi. E quindi ecco, nella, invece nell'attività, insomma l'attività tua vera e propria è l'imprenditore, sì, sì. ecco lì... Come ti, re, ti realizzi, come ti realizzi, come ti trovi, o la tua vita è questo mondo qui e quello è un aspetto no, secondario. No, io l'ho sempre visto come un hobby fin da quando ero bambino, anzi, quando ero bambino che non lavoravo, avevo l'aspirazione a diventare chissà quale cavaliere. Eh, però dopo, quando ti rendi, sì, no, vabbè, vabbè. Dopo quando ti rendi sì. conto che il mondo è del Salto Ostacoli per poterlo fare, le tue soddisfazioni te le sede. No, insomma, tolte, voglio tolte, dire il cioè, mondo del Saracino direi. Al massimo, sì, ho iniziato ora, a no. entrare nel mondo del saracino, a parte che avevo il cavallo insieme a Martino Gianni, a Silvano Gambri a tutti questi vecchi di una volta che vivevano il saracino loro veramente vero. E io ho iniziato a entrare in quel mondo quando ho finito gli studi, che sono andato a lavorare, il mondo del salto ostacoli mi ero reso conto che non lo potevo più sostenere anche a livello di impegno perché... Sai che se fai famiglia e il mondo del Salto Ostacoli ti porta via giovedì per i concorsi, rientri la domenica sera e non puoi fare le due cose insieme. È troppo dispendioso, sia di tempo, di denaro e tutto. Avevo Martino Gianni che ero un ragazzino, lì avevo all'epoca 16 anni, 15 anni, 17. Mi faceva da inizia, da inizia, da inizia e da lì ho iniziato. Ho iniziato, mi sono fatto la mia gavetta, gli sono stato dietro tantissimo e lui mi ha aiutato veramente tanto a entrare. A entrare. Lui era giostratore a Sant'Andrea e da lì ho iniziato a fare la riserva a Sant'Andrea e da lì sono sempre rimasto. E altri colori che si prova? Ma sicuramente all'inizio, ora ci ho fatto l'abitudine, però all'inizio, quando l'ho visto la prima volta, un po' di emozione mi è venuta fuori. Poi se penso che all'epoca non è che aveva fatto da istruttore o da a nessuno, siccome ero io il suo, non il suo successore, però il suo, allievo, il suo allievo ero io. Ora sono anche gli altri, però la prima volta che l'ho visto in piazza con colori giallo-blu, insomma, un po' di emozione me l'ha fatta immagino perché insomma voglio dire è stata una bandiera per Porta Sant'Andrea per tanti anni. Però d'altra parte come nel mondo anche delle televisioni, c'è chi passa da Rai a Mediaset, <ride> piuttosto eh io porto, che porto dentro di me questo ricordo della mia giostra vinta, che l'ho vinta con lui, insomma. Non tanti hanno questa, vi la dico, questa ciliegina sulla torta, insomma, aver eh, sì. vinto una lancia con Martino Gianni. Ecco, ma questi quartieri ora si è fatto questi si è ricordato questi passaggi questi screzzi che a volte ci sono ma all'interno dei quartieri com'è la situazione? c'è democraticità? Eh, oppure come un po' avviene in tutte le organizzazioni ci sono i capi c'è cioè chi è più, è più insomma chi, chi conta più degli altri come funziona? Vabbè, I quartieri sono organizzati con un organigramma: c'è un consiglio, c'è un rettore, c'è un capitano, ci sono i consiglieri che formano il consiglio direttivo e poi c'è i giostratori che è una figura tipo il giocatore possiamo dire. E io, una cosa che ci tengo dentro di me proprio e mi piacerebbe tanto poterla portare avanti, però mi rendo conto che è difficile perché faccio un salto così. Ogni tanto penso al passato, non c'è un giostratore della storia che sia lasciato bene con il quartiere con cui ha corso, che non ha avuto alla fine della sua carriera magari un disguido, un attrito. Ecco, questa sarebbe una cosa che mi dispiacerebbe, perché io ho corso 32 giostre, mi sembra, 30, 33 giostre quest'anno, tutte col quartiere di Porta Sant'Andrea, se non mi ci trovavo bene non ci avrei corso 33 giostre. Ecco, sarebbe brutto alla fine magari di una carriera di un giostratore avere dei dissidi o, o lasciarsi male, insomma. Questa è una cosa a cui personalmente ci tengo. Non c'è questo pericolo. No, assolutamente non almeno per ora non c'è assolutamente non questo pericolo la notizia dell'anno capito. No no no, 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 assolutamente. <ride> però è una cosa che nella storia insegna sì, perché, sì, sì. Cioè, se si va a ritroso dei giostratori che hanno smesso, ce n'è pochi che sono rimasti in ottimi rapporti col quartiere con cui hanno corso. E questa è una cosa un po' brutta, Senti, perché un'altra un cosa, no? Eh, normalmente i gestatori sono quattro mi sembra o più, no? Nel, ecco, che si ora te non hai avuto questo problema ma che si prova a prepararsi tutto l'anno e sperare poi di essere invece che la riserva essere l'effettivo e magari rimanere delusi? Ripeto, te questa non, non credo l'hai mai provato. Quindi... No, io non l'ho provato ora, però l'ho provato quando, nella posizione di riserva quando ho iniziato. Quando ho iniziato io ho iniziato con gente del di Martino Gianni, Maurizio Seppiacci, c'era Gabriele Baldo, all'epoca c'era Gabriele Gamberi, Io ero l'ultimo arrivato, ero... però ho <coughs> sempre avuto la mia idea, ho sempre avuto la mia idea che con l'impegno, con la serietà si riesce. A emergere, a emergere e con le capacità. Insomma, io mi sono portato dietro, come ho detto prima, quel bagaglio di esperienza del salto ostacoli e quello sicuramente su di me ha fatto la differenza. Ho avuto un quartiere intelligente che questa cosa l'ha capita. Ha capito che era il momento giusto quello di, di sfruttare anche le conoscenze di questa cosa del Salto Ostacoli, per, motivo, per, per il solito motivo ha aggregato anche Angelo Checcacci e da lì abbiamo, siamo andati avanti. Ascolta, ma te dalla, dalla forza della tua esperienza in generale, non nel tuo quartiere, ma anche negli altri quartieri, a volte anche nelle ultime tre giostre, e avresti fatto le stesse scelte che sono state fatte eh, nel far correre la carriera uno o l'altro oppure ti sei reso conto che sono stati commessi degli errori sia nella scelta del giostratore sia nella scelta anche della, di far partire prima l'uno o prima l'altro senza far nomi, senza indicare. Ma, sicuramente Gutesi, sono sono errori che, che 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 sono errori che te ne accorgi sempre dopo. Quando, fatto, quando fai la scelta, non penso che. Qualsiasi, ogni capitano, ogni rettore che scelgono un giostratore o scelgono che far correre la carriera prima uno o prima l'altro se ne accorgono sempre dopo. Sono cose che al momento che fai la scelta pensi che sia quella giusta e solamente dopo con il risultato avvenuto riesci a capire che forse era meglio. Se facevo forse era meglio. Sì Maico ma ti sembra, per essere chiari, che queste scelte siano fatte con oggettività oppure a volte c'è... Eh, le preferenze quindi sì, c'è cioè la simpatia queste scelte vengono fatte con questi criteri ma è sicuramente Cotesta ha la sua, sua parte di influenza che può influenzare, magari un consiglio direttivo può influenzare un capitano, però insomma cioè non si fa correre uno solamente per conoscenza per amicizia, cioè quando un capitano o per amicizia, quando un capitano arriva a scegliere un giostratore perché l'ha seguito tutti i mesi che vengono prima della giostra, e in quel momento lì che fa la scelta crede che sia la scelta migliore. Senti l'ultima cosa che... Cosa si prova quando c'è uno spareggio e quello prima fatto 5 e te devi tirare solo per far 5 perché non hai alternativa? Eh certo, a me ultimamente mi capita sempre in quella maniera, non è che ho, ho tante alternative. Eh, ma che pensi in quei momenti? Che pensi? Pensi che devi fare quel tiro lì? Ma comunque sia, il cioè, fare lo spareggio dopo un 5, magari, o magari correre una carriera da primo, da primo che ancora la, la, i tiri non ci sono stati. <coughs> cambia poco. Cioè, il giostatore d'oggi sa che deve andare in piazza e deve fare il 5. Eh, quello cioè non c'è altra alternativa. Se dopo ti viene uno spareggio che quello prima di te ha sbagliato, allora è una gran fortuna. Insomma. E vedere i tuoi quartieristi delusi? Eh, sicuramente il primo deluso sono io. Eh, quando ho perso una giostra, che non ho fatto un punteggio fatto, e eh, condividiamo tutti la solita delusione, facciamo le valigie e ce ne torniamo a casa. Ma durano invece i festeggiamenti quando si è vinto una giostra, fin quando si va avanti nel quartiere? Vabbè, il giorno che sei vinto va avanti tutta la notte, tutta la notte, il giorno dopo uguale, rifacciamo sempre delle, delle scene, cose, stiamo insieme. Sì, no, la vittoria di una giostra ora sembra, ora per, per una persona di fuori magari non la può neanche capire, ma per noi che siamo lì dentro e che ci impegniamo tutto l'anno è veramente un'emozione veramente veramente forte. Che poi anche riguardando delle foto vecchie ti riaccende dei pensieri, delle emozioni che sono indescrivibili. Poi se Martino Gianni io vedo nella nostra programmazione, insomma abbiamo giostre anche degli anni passati, insomma eh, rivederlo, ecco correre con i colori del, del Sant'Andrea e ripercorrere un po' anche quel, quelle annate ti dà sicuramente una bella emozione. L'ultima domanda, non te la dovrei fare a te, ma insomma io ci provo con tutti, dal sindaco in giù, ma eh, questo incasso della giostra straordinaria ai terremotati... Capisco che non sia una tua, però dacci una tua opinione, che glielo dovrebbero dare, quanto glielo dovrebbero, perché il sindaco ci ha detto nell'ultima conferenza stampa di fine anno che ancora devono fare un po' i conti. Ora... Eh, aiutiamolo a fare questi conti, vediamo se questi soldi arrivano a questi terremotati, perché tu sai bene, Enrico, non ne abbiamo parlato che comunque nel mondo della giostra, insomma, la parte economica ha il suo perché, no? linguaggio dei giostratori, nel bilancio dei quartieri, insomma, non se ne parla perché il vil denaro, però voglio dire, conta. No? E, e, non lo so se saranno i quartieri a nicchiare un po', comunque dici che cosa ne pensi. Ma io non lo so, all'inizio se avevano fatto una dichiarazione che destinavano dei soldi per i terremotati, eh, se fai una dichiarazione insomma è giusto mantenere le promesse, però non so se questa dichiarazione è stata fatta per bella apparire o no, cioè, non, non so, io i conti della giostra non ne so minimamente, non è campo mio, non, non mi voglio addentrare in... Ci ho provato, ma insomma, io d'altra parte vediamo come andrà a finire. Anche perché deciderà, comunque, la parola finale la metterà sempre l'istituzione giostra. Questo mi sembra assolutamente da, da, da rimarcare ed è giusto che sia così. Bene, siamo arrivati alla fine di questa bella chiacchierata con Enrico Vedovini. Lo ringraziamo della sua Grazie. disponibilità. Magari facciamo un'altra tu per tu quando siamo un po' più vicini ah, a, sì. alla giostra. Eh? Sarei sicuramente. Vogliamo far parlare Francesco sì, un attimo. Francesco. Che eh, insomma, vorremmo ringraziare per questo, questa prima ospitalità che speriamo non sia l'ultima. <ride> eh, eh, Noi siamo sempre aperti, sì, 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 sì. quindi siamo pronti. Niente, però non ci hai portati i caffè, come mai? Perché non, non rientra diciamo, nelle nostre, eh, come si dice? Le nostre somministrazioni, non facciamo caffetteria ah, ecco. eh, La notte c'è bisogno del caffè, sì, Greta su eh. No ma siamo aperti dal pomeriggio <ride> La notte anche sì, no, siamo più specializzati in cocktaileria. Eh, di cocktail quindi di qualsiasi tipo Birra e, e vini cioè, il locale è molto suggestivo, ci sono queste due sale con questi sì. soffitti particolari. Quindi. È un locale molto particolare nel suo genere. Sicuramente nella nostra realtà retina, di locali così forse non so se si trovano. Insomma, eh, è proprio questa eh, essere sotto la piazza gli dà questo, sì. eh, questa. Diciamo, marcia in più se si può dire eh, con questi archi queste, fate anche musica dal vivo, musica dal vivo no. tutti, tutti i giovedì abbiamo concerti live poi abbiamo DJ set insomma siamo ma Enrico viene a divertirsi qui la viene, notte. Sì, sì, è uno dei nostri Ma ce lo manda la sua moglie la notte qui. Ma gli dice che faccio a a caracalcello ah, sicuramente. Perché Enrico. <ride> allora viene qui. Enrico mi no, sembra no, molto impegnato. Ora riesce clienti anche a venire qui alla fine. No, no. Io no. il figlio no, eh, perché come f... calciatori si devono riposare. No, no, ecco, eh. ah, lui non beve, vero? Per lo meno nella prossimità della Giostra. Solo se si vince. Ah, eh. Solo se si vince. Abbiamo capito di che quartiere è. Bene, <ride> grazie davvero di questa ospitalità. Noi caro Davide, ci vediamo la prossima ah, settimana con portare. un altro ospite. Grazie Arrivederci. Grazie.